Siamo in compagnia di Federica Angeli. Federica, intanto buongiorno e complimenti per, per stamattina. Buongiorno, grazie a voi. Allora, c'è una situazione un po' strana a Ostia: no? perché è stato detto che mafia capitale non era mafia, ma era solamente malaffare, e quindi sembra che un po' l'attenzione sia calata rispetto a questo tema, perché se è malaffare siamo quasi abituati. Eh, su Ostia devo però ammettere che ci sono state invece delle sentenze che hanno parlato proprio di mafia. Siamo in primo grado per esempio con il clan Spada dove è stato riconosciuto in più processi ora l'estorsione, ora la corruzione, eh, sempre con l'aggravante del metodo mafioso. E poi è proprio della scorsa settimana invece sul clan Fasciani la Cassazione si è pronunciata annullando. Il processo di appello che diceva che eh, i frasciani non erano mafia, accogliendo quindi il giudizio di primo grado che invece parlava di associazione a delinquere di stampo mafioso. Quindi la partita ostia da questo punto di vista rispetto a Roma è ancora molto aperta. Da chi come te vive in prima linea la lotta alla mafia? Non c'è la sensazione di sentirsi un po' abbandonati dallo Stato nel momento in cui ci sono addirittura dei partiti politici che si candidano ad entrare all'interno dello Stato che hanno odore di mafia? Quello che recrimino io allo Stato è di giocare in difesa e non in attacco. Eh, trovo impensabile che sia io dover essere come dire, sottoposta quasi agli arresti domiciliari vivendo sotto scorta e queste persone invece, seppur magari condannate, le trovi comunque in libertà vigilata o con l'obbligo di firma. Eh, sotto questo punto di vista mi sento di criticare appunto questo giocare in difesa rispetto alla mafia. Fossi io un politico, giocherei in attacco. Il senso di solitudine però l'abbandono rispetto alla mia situazione onestamente devo dire di no l'attenzione è massima evidentemente perché ci si rende conto che la situazione nei vari strati in quel pezzo di Roma è comunque molto grave i giovani che ruolo svolgono nella lotta alla mafia c'è un po' la sensazione di distanza rispetto a questo fenomeno perché la mafia non fa più esplodere le bombe non, non uccide più a colpi di pistola le persone sembra che sia ormai un fenomeno lontano appartenente al passato è un'ottima osservazione perché oggi la mafia gioca sull'isolamento e sulla delegittimazione e in questi social network sono per loro un facile terreno per minare eh, le figure che comunque li contrastano e che loro hanno ben chiaro chi sono. Quindi il giovane, proprio in virtù degli strumenti che utilizzano loro, può scegliere, diciamo, nell'informazione di fare anche da scorta mediatica sui social. Quindi comunque partecipare attivamente alla vita di una pagina pubblica, ad esempio la mia. Quella di tanti altri colleghi che combattono questo fenomeno, e esserci la sola presenza, il solo numero di persone oneste disturba e, e, e fa tremare la terra sotto i piedi a queste persone. Sembra una stupidaggine, ma anche un like eh, può, può marcare la differenza in un ruolo che la società vi vuole togliere, invece voi siete la potenza della società. Grazie, Federica Angeli, complimenti per tutto. A voi. Allora Marilena Natale, buongiorno, complimenti per tutto. Intanto, io faccio solo il mio lavoro e lotto per la mia terra. In realtà, non volevo nemmeno fare la giornalista, non mi interessava fare la giornalista, però il mio lavoro di denuncia, il mio denunciare, il mio vedere le cose mi ha portato poi ad essere una giornalista. A proposito di lavoro, c'è la sensazione che la politica sia un po' distante dal proprio lavoro, cioè quello del bene comune per i cittadini? Perché per un giornalista che denuncia, poi ci sono molti invece mafiosi o comunque criminali che restano in libertà. Hai la sensazione che ci sia un po' di distanza rispetto al dibattito comune, al dibattito pubblico, dal fenomeno mafioso? La politica è lontana, proprio dalla realtà e dalle vere problematiche, soprattutto dei problemi perché si sbaglia a pensare che la mafia. Le mafie si radicano solo a sud. Abbiamo avuto prove e inchieste giudiziarie che riescono ad abolire qualsiasi tipo di, di confine. Sono lontani e non fanno niente per fare in modo di, eh, di aiutarci. Anzi, spesse volte eh, entrano sui giri sulle giostre, sulla giostra, sulla giostra mediatica solo per passerelle, ma poi di concreto non fanno niente. Mittica Saldi Principe è arrivato lo Stato. Si sono ricordati che esisteva la provincia di Caserta dopo la strage degli immigrati. Prima del 2008, quando Setola ha evaso, ha ucciso sette persone, sette imprenditori, sette persone, parenti di collaboratori, imprenditori che avevano denunciato. Però la stampa nazionale e la politica l'avevano completamente snobbati. Il 18 settembre, la notte del 18 settembre, il 19, Setola uccide sette immigrati. Gli immigrati si rivoltano e la stampa nazionale, la politica si ricorda che esiste la provincia di Caserta e questo non è giusto. Dov'è che è sbagliato il ragionamento? Chi denuncia è sottoscorta, chi viene denunciato è in libertà? È sbagliato a prescindere perché io non riesco a vivere sottoscorta. Io da, sono sottoscorta dal 10 febbraio e ho scritto più di 12 lettere anche all'ex viceministro Bubico perché io non la volevo, non riuscivo... Uh, il problema sai cos'è? è meglio un criminale in libertà che un innocente in galera perché la giustizia italiana è lunga la macchina legislativa deve per forza cambiare perché se noi adesso esce un collaboratore di giustizia e dice quell'imprenditore è connivente, ha pagato la camorra però ci ha fatto anche dei favori ci ha cambiato degli assegni e invece il pentito è soltanto uno che si vuole togliere qualche sassolino della... della... Della, dalla, dalle scarpe come si fa poi a riscattare questo imprenditore come si fa allora io parto dal presupposto meglio un criminale in libertà che un innocente in galera però non è neanche giusto che io per fare il mio lavoro oggi sono sotto scorta ma se io sono sotto scorta è perché siamo in pochi che scriviamo e diciamo queste cose non ci potevano mettere tutti i giornalisti in campagna in provincia di Caserta sotto se tutti quanti avessero denunciato e non mi avessero lasciato solo oggi, forse io non, non avevo due carabinieri che non mi lasciavano solo neanche un secondo.